Urbania. La follia e il sogno sono il nostro destino. Abbiamo iniziato? Abbiamo cominciato ufficialmente la seconda parte in compagnia dei suoni e della voce del principe Bismarck. La profondità dei sogni. Siamo qui su Urbania in diretta in tutta Italia il venerdì notte, come il sabato notte, dall'una alle due e dalle cinque alle sei del mattino, 5-6 orario reale d'after hour. E questi sono i suoni del futuro che potete ascoltare soltanto con noi. E allora, cominciamo lentamente, come già sapete. Ogni fine settimana insieme a noi, questa giovane coppia simpatica. Esatto, siamo Carletto. Abbiamo cominciato molto seri, ma in realtà siamo due simpatici. Due simpatici ragazzi che sono molto opachi adesso, sono tranquilli, perché quest'ora la passeremo insieme all'insegna della buona musica. Sto cominciando a gasarmi lentamente. E si sale piano piano. E quindi Urbania, tutta Italia, Company, Carletto e Brigitte Bardot, no, ma il principe Bismarck.
molte volte è un peccato magari interrompere queste sintonie, queste selezioni. Lo so, questi suoni sono pazzeschi, andrebbero ascoltati per minuti e minuti e minuti di seguito, proprio lo stesso disco, la stessa traccia, però d'altronde dobbiamo farvi ascoltare più musica possibile nello spazio, nel tempo che abbiamo a disposizione, di conseguenza facciamo quello che possiamo. Allora, notizie tecniche. Ogni tanto sai. Ma va via, Lugo, c'è non stata una piccola diatriba fra me e Carletto. È l'emozione. Sto cercando di pagare tutto, quindi. C'è il rospo che ti salta in gola. Ogni tanto devo schiarirmi la gola, perché potrei dire tante di quelle cose che potrei smontare l'Italia. E infatti lui comincia con un discorso, no? Però in testa c'è sempre quella cosa, ma Carletto adesso guarda quel bastardo. Ma guarda un po'. E allora, era un doppio, si chiama Amphian, Three Face Fade. Curata niente poco di meno che da JD, te lo ricordi? JD sì, è uno dei pochi che mi ricordo, perché è proprio uno dei più famosi di conseguenza. Certo. Anche se l'evoluzione musicale porta a suoni un po' più duri, un po' più energetici, questo rimane sempre il nostro culto musicale.